Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci all'84 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore. Una buona serata al pubblico di Imperia TV, ben ritrovati a microfono aperto, una puntata speciale particolare perché dedicata allo sport, ma non soltanto allo sport, a un grande evento che riguarda la città di Imperia. Sto parlando della maratona, la corsa al Monte Faudo, come è giusto chiamarla, giunta alla 46esima edizione, la potremmo definire veramente una classicissima imperiese, e sono qui con noi gli organizzatori, esponenti della Maurina Olio Carli, che organizza da anni e anni questo evento imperiese che attira non soltanto gli appassionati di corsa, ma tanti curiosi, tante persone che comunque si fanno coinvolgere inevitabilmente da questo fiume di corridori che attraversano la città di Imperia fino a raggiungere il Monte Faudo, passando da Dolcedo, quindi anche dalle strade del nostro entroterra. Quest'anno poi scopriremo un evento ancora più ricco che in passato, perché ci sarà un'appendice al parco urbano, ma qua c'è chi meglio di me saprà guidarci verso questa corsa al Faudo in programma l'8 giugno. Intanto vado a presentarvi e a salutare i nostri ospiti: Giovanni Quaglia, che è il presidente della Maurina Olio Carli, buonasera, benvenuto. Luciano Acquarone, presidente del comitato organizzatore, ma voglio dire, super campione, non ho parole per presentare Luciano, che si presenta da solo, veramente con il suo parterre, il suo curriculum. Manfredo Macaluso, organizzatore anche degli eventi collaterali di cui potremo parlare. Posso dire Mac comunque, no? Perché sì, Imperia, tutti Manfredo lo conoscono come Mac, quindi sì. Almeno non facciamo confusione, se no qualcuno potrebbe dire: ma strano, assomiglia al Mac. Va bene. E poi ancora Alessandro Veglio, vicepresidente Maurina Olio Carli. Buonasera, benvenuti a tutti. Allora, presidente, ci siamo, ormai l'appuntamento è dietro l'angolo. 8 giugno, abbiamo voluto giocare d'anticipo di proposito, anche perché sappiamo che ci sono tanti eventi, non è soltanto, anche se non è poco, la corsa al Faudo, ma quest'anno è ancora di più. Sicuramente ringrazio Impera TV per l'ospitalità, siete sempre molto solleciti nel pubblicizzare i nostri eventi. Per quanto riguarda quest'anno, abbiamo voluto rilanciare questa nostra, diciamo, e manifestazione con un po' fiorocchiello, non solo della Maurina ma anche della città di Imperia. Cioè, attraverso questa manifestazione la Maurina e Imperia è conosciuta, non dico solo in Italia ma in tutto il mondo, perché sono venuti atleti da tante parti del mondo. Quest'anno oltretutto abbiamo anche tante richieste, per cui abbiamo capito che se si propone un evento in un certo modo, l'evento poi ha successo, e speriamo appunto che tutto vada per il meglio, come le previsioni ce lo fanno pensare. Ecco, io volevo un attimo fare un discorso più generale, perché abbiamo qui vicino a me Luciano Acquarone, che è stato ideatore di questa corsa. Questa corsa è nata nel 68, e quando lui era presidente della Maurina, presidente atleta della Maurina. Infatti nella fotografia che abbiamo è in testa al gruppo sotto il ponte di Garbella, quando la corsa partiva da Garbella. E poi abbiamo appunto il MEC, come l'avete chiamato voi, che noi conosciamo anche noi, MEC, che praticamente è un qualcosa che abbiamo avuto in più quest'anno. È entrato nel consiglio direttivo all'inizio dell'anno e ha portato il suo entusiasmo, la sua capacità organizzativa, che veramente in maniera irrefrenabile dobbiamo quasi tenere a freno, perché sennò non riusciamo più a stargli dietro. Infatti oggi abbiamo un insieme di impegni, nonostante che siamo ancora lontani, ma stiamo lavorando
tutto il giorno per queste manifestazioni. Io oggi sono andato per le scuole, insomma, potrei andare anche altre manifestazioni collegate a Montefalco. E poi abbiamo il vicepresidente Veglio, che mi ha, da quest'anno è diventato vicepresidente, ma era già nel precedente consiglio direttivo, che anche questo è una, diciamo, acquisto fondamentale per la società, con la capacità che ha di trovare aiuti, sponsor, e di, anche lui, di avere delle iniziative che veramente ci possono portare a certi livelli. Ecco, io volevo soltanto, per, approfitto della vostra ospitalità per parlare un attimo, poi della gara parla più, diciamo, specialmente Luciana Quarone e Mac, ma io volevo fare un po' una sintesi dell'attività della nostra città, che non è soltanto Montefardo. Mi sembra, perché, giusto, anche perché Lorena Iocardi è presente tutto l'anno, ha anche atleti giovani. Pensate, accompagna che, tanti giovani anche verso che, lo parte, sport, a parte, gli, a parte gli iscritti, quest'anno stiamo lievitando in maniera esponenziale. Dal 161 dello scorso anno siamo già a 219, ma a parte questo aumento soprattutto di giovani giovanissimi, di cui noi siamo molto fieri, perché diamo una possibilità ai giovani di Impero di fare attività sportiva, noi abbiamo anche delle punte, e pensate proprio che nel weekend del Montefaldo, mentre tutta la società è impegnata, abbiamo un atleta che va ai campionati italiani juniores e ha ottenuto dei risultati attualmente formidabili, che è il nostro Badura Abdul Samet, che ha segnato 10,79 sui 100 metri, un tempo che ci ha sbalordito, che è il primo del 96 e il quinto in Italia attualmente, a Torino, e nel suo tempo al Brixia Meeting a Bressanone ci saranno 5-6 ragazzi della Morina, allievi, che rappresenteranno la Liguria. Per cui siamo continuamente impegnati non soltanto nell'organizzazione di questa e di altre importanti manifestazioni, ma anche a seguire i nostri giovani. Per questo voglio presentare anche il 5 luglio, che è un altro fiore all'occhiello della città, che è il Trofeo Morina, quest'anno nazionale, e abbiamo già parecchi, diciamo, esponenti di livello che ci hanno chiesto di intervenire, una notturna, invitiamo tutta la popolazione a venire. E poi, in ultimo, lo dico per la prima volta, perché è ancora pochissimo, anche in società pochissimo lo sanno, la FIDA nazionale ci ha assegnato l'organizzazione di una gara importantissima il 4 di ottobre, che è la finale interregionale allievi a Imperia, organizzata dall'Unione Sportiva Morina Giocarri, e 12 squadre del nord-ovest italiane, 12 maschili e 12 femminili, si cimenteranno sulla pista di Imperia. Avremo anche un migliaio di persone, 500 atleti, speriamo 500 genitori, che verranno in un periodo morto, per cui anche un possibile sbocco turistico e in qualche modo incrementare l'economia di questa città, che indubbiamente ultimamente soffre moltissimo, e abbiamo degli esempi che non sono edificanti da questo punto di vista. Tornando al Montefaldo, quest'anno abbiamo una innovazione, anzi alcune innovazioni. Quelle del sabato poi spiegherà bene Mac, io spiego soltanto due o tre innovazioni e poi lascio la parola a Luciano, che avrà tante cose da dire. E abbiamo contemporaneamente a Montefaldo una 10 km che parte sempre dal comune Imperia 9 e arriverà a Dolcedo. Perché l'abbiamo ideata questa 10 km? Per poter permettere a coloro che vogliono in qualche modo assaporare il clima del Faudo di partecipare anche loro a questa festa, però non si sentono ancora in grado di affrontare le rampe durissime della salita, soprattutto, certo, non solo fino a Santa Brigida, ma anche in cima. Ecco, allora a quel punto, dato che devono essere gli atleti particolarmente preparati e anche predisposti per un certo tipo di sforzo, questa 10 km potrebbe essere aperta a persone che hanno un'attività, cioè che possono, o una tipologia di atleti diversa. E poi è una bella sgambata. È già una bella sgambata. E poi la novità importantissima, anche quella, è quella delle premiazioni al Casone dei Partigiani, che si trova a metà strada tra Santa Brigida e la Vetta del Faudo. Per cui è primo anno che affrontiamo anche questa novità, sperando che in qualche modo ci sia un successo anche che il bel tempo ci dia la possibilità di offrire uno spettacolo a tutti i cittadini imperiesi. Perciò adesso passo la parola a Luciano, perché avrà tante cose da dire sulla corsa. Luciano, è quasi superfluo farti domande, perché voglio dire, certamente, certamente. Qui sei padrone di casa, quindi io ascolto, non parlo. No, io posso solo dire che i padroni di casa siete voi dell'organizzazione
Per carità, ma se si parla di Fauno, esatto, si parla di corsa. E soprattutto la Maurina, perché tu prima dicevi, mi riallaccio a quanto dicevi tu in precedenza, e lo stesso Presidente, l'organizzazione del Faudo dura da anni, ma dura in funzione di una società che se l'ha sempre presa a cuore, cioè il Faudo esiste perché principalmente esiste la Maurina. E a tale riguardo forse mi permetto non correggere ma aggiornare quello che avete detto in precedenza, sia il Presidente che tu Andrea, e cioè che in effetti si può collegare la maratona tecnicamente, sportivamente, agonisticamente a un avvenimento precedente che si visse in Imperia nel 1966, cioè 2 anni prima della prima gara. L'occasione fu quella di una cerimonia sul Monte Faudo in memoria dei caduti della tragica guerra che si può anche ricordare, perché con questi fatti siamo andati avanti nella nostra democrazia. E in quell'occasione la Maurina, per modo diceva il Presidente, era alla testa della quale ero io come presidente, organizzò una staffetta di 19 tedofori che portarono appunto la fiaccola dalla Basilica d'Imperia di Porto Maurizio, Piazza del Duomo, fino al Monte Faudo. In quell'occasione lo so che adesso fa un po', non entusiasma menzionare soprattutto i politici o le istituzioni, ma allora fu veramente un grandioso evenimento, e forse in vera buona fede, cioè tutte le istituzioni erano presenti sul Faudo, fu una cerimonia magnifica, sia istituzioni religiose e soprattutto civili, una manifestazione magnifica dalla quale la Maurina, i dirigenti, il sottoscritto presero lo spunto, la possiamo, che in staffetta dobbiamo farla in una gara univoca, e da lì nasce nel 68 la prima manifestazione, alla quale allora mio poverino, che avevo trafficato come trafficheranno quest'anno l'amico Mac e il Presidente, all'apice dell'organizzazione, presi il via anche in testa alla gara per portare avanti questa gara che ci stava nel cuore come ci sta ancora adesso. Si potrei dire che da allora la gara ha cambiato una volta il percorso, a parte un fatto eccezionale di un cattivo maltempo che fu interrotto a Santa Brigida, fu cambiò il percorso quando la manifestazione crebbe di importanza, e anziché partire dal campo sportivo e quindi una seconda volta dalla Garbella, venne portata al comune di Imperia, cioè fu ufficializzato questa manifestazione a livello internazionale, ufficializzando anche il luogo di partenza che è il Piazza della Vittoria, comune di fronte al comune di Imperia. Ecco, veniamo un attimo in particolare tecnico, cambiando il percorso fu necessario anche istituire un album d'oro diverso, nel senso che il sottoscritto, che poi vinse non nella prima edizione ma altre 3 volte, erano tempi in cui correvo anche bene, insomma ero in nazionale di maratona, e si correva allora questa maratona nel tempo di 1:11:29, che chissà che non ci sia ancora l'opportunità in seguito, negli anni futuri, la Maurina, a cercare un tentativo di vedere quale rapporto esiste tra i tempi di 40 anni fa e quelli che si potrebbero fare adesso. Poi si passò sul percorso ufficiale e lì fu il festival degli atleti provenienti da tutto il mondo. Ecco, la Maurina è gloriosa di questi risultati perché atleti dalla Russia, dall'Africa, dall'America, dal Sud America hanno conosciuto Imperia, hanno conosciuto il Monte Faudo. Ci sono sempre gli stranieri che ci portano via al primo gradino del podio, ahimè purtroppo. Ecco, su questo punto vorrei fare un auspicio, cioè da allora, da quelli lontani 69, 71, 72, che mi videro tagliare la fettuccia del traguardo in testa alla gara, francamente gli atleti imperiesi, anche perché l'organizzazione si amplia a livello mondiale, internazionale, non ha mai dato forse soddisfazione al pubblico come si ebbe allora. Ma io penso che quest'anno, già con le premesse che ci sono state su gare introduttive, i Lorenzo Trincheri, i Corrado Bado e Andrea Anselmi siano in grado, me lo auguro veramente, di competere. E di puntare al podio. E questo sarà molto importante, quindi hai già citato dei nomi sicuramente conosciuti, importanti, immagino che ce ne siano tantissimi altri anche che arrivano da distante. Insomma. Naturale, c'è un solito elenco ancora di quelli che dicevi tu, che è talmente difficile dire. Io vorrei ricordare che questi campioni hanno fatto sì che... Io infatti tutte le volte devo confessare una cosa, che il problema vero del Faudo per noi cronisti, per i giornali,
è sempre quello di riuscire a azzeccare il nome del vincitore, perché sono nomi complicati, ma questo dà il segno di che cosa? Di come questo sia un evento assolutamente internazionale. E quindi credo che comunque sia un segnale assolutamente positivo. Posso permettere un completamento a quello che ha detto Luciano, mi ha dato l'input, io non volevo dire, ma quest'anno mi sono dilettato su Facebook, c'è un gruppo aperto, tutti quelli che hanno fatto la maratona del Fardo. E ho fatto la storia, l'ho finita proprio ieri. E ho messo questo aneddoto importantissimo che ha raccontato Luciano, con la fotografia dei tedofori in cima al Fardo, e ho avuto un'immensità di mi piace, perché tutti quelli che hanno fatto andavano a vedere le fotografie. Io non potevo ovviamente mettere tutti gli atleti, però ne ho messo tanti, soprattutto della provincia di Imperia. E questo, ho capito che da questo interesse c'è veramente la passione, cioè da parte non soltanto di quelli che l'hanno fatta, ma anche di quelli che vorrebbero farlo, vorrebbero, ecco, per cui è una storia che è anche un po' la storia della città, è un po' tanti sindaci che nelle fotografie hanno dato il primo premio ai vari, cioè c'è proprio questa storia che continua, e secondo me, io ho scritto nel mio ultimo post, e la storia continua, nel senso che noi non la vogliamo bloccare, vogliamo che continui, e continui sempre meglio. Speriamo che ci sia sempre il sostegno alla Maurina perché possa continuare, perché insomma, a me, che quest'anno avete veramente messo in campo grandi sforzi, grandi risorse cercate, dobbiamo dire, anche a fatica, perché insomma il periodo è quello che è, poi anche questo è un lembo di terra che purtroppo Che la crisi si sente da morire, gli sponsor mancano, poi parlerà di questo Veglio, però siamo stati bravini a cercare di trovare un giusto connubio tra una giusta entità di sponsorizzazione, dando un servizio che ci sembrava giusto dare per rilanciare anche l'economia imperiese in particolare. Io in particolare, in qualità di organizzatore, quest'anno dico organizzatore perché vorrei ricordare che in questa manifestazione comunque diciamo che io magari tengo le file, però se non ci fossero i Vassallo Marco che mi darono una mano grandissima a organizzare questa manifestazione, della quale parlerò in seguito, che è Aspettando il Faudo, che è una manifestazione per bambini non competitiva che si farà il sabato al Parco Urbano. La regia c'è già dato la locandina, infatti, bravissimo. Subito al volo. Esatto, e di altre persone che ci hanno dato una mano, ma veramente in senso positivo, a far sì che questa manifestazione, mi auguro, riesca come mi auguro e sono sicuro che riuscirà. Io ho cercato di creare un evento che raccogliesse l'entusiasmo soprattutto non solo degli atleti che fanno la gara, ma anche degli accompagnatori, dei cittadini di Imperia. Perché comunque un evento, una gara diciamo podistica, oggi se non si abbina a qualcos'altro, purtroppo trova entusiasmo, ovviamente partecipazione nel chi la fa direttamente, quindi nel chi partecipa all'evento, ma non trovo un grande entusiasmo nelle persone che magari non sanno nemmeno che l'evento si svolge. Anzi, tante volte accade che magari il traffico si blocca, la gente si arrabbia. Invece abbiamo cercato di fare innanzitutto tantissima pubblicità per far capire che è un evento che è importante e che deve portare gente, che deve portarla a conoscenza di tante persone, anche di Imperia, che questa manifestazione esiste. E vogliamo che siamo tutti partecipi, lo dico solo dal punto di vista di volontariato, fra sabato e domenica avremo quasi 100 persone che ci daranno una mano, che non sono poche. Speriamo anche che tanti che possono venire a vedere magari gli eventi collaterali si appassionino all'atletica, perché chissà che non funzioni proprio anche come trascinamento, non solo come pubblico così. Io vorrei aprire una appendice giustamente storica, no? Perché abbiamo parlato di storia della Maurina. Io oggi sono un imprenditore, un piccolo imprenditore, seguo diverse aziende e devo dire che in un periodo di crisi così, così grande che viviamo adesso, quello che mi salva e mi ha sempre salvato è stata diciamo, deriva dalla forza che mi ha dato l'atletica leggera, che ho praticato negli anni, diciamo, dagli 11 anni fino ai 19,
e penso che mi abbiano formato veramente nel carattere. In carattere non mi arrendo mai, qualsiasi difficoltà, se arriva un problema, il problema si risolve e non si devia. Per cui quest'anno, iniziando, perché non vi voglio annoiare a parlare di questa manifestazione, ho creato un evento il sabato al Parco Urbano, prima di tutto per rilanciare questo posto che è bellissimo e che io vivo con i bambini saltuariamente quando ho il tempo, nel fine settimana, perché ci sono dei giochini, un'aria attrezzata, insomma è un posto particolarmente bello che ahimè vedo frequentato da poca gente e penso che invece ciò non sia giusto. E quindi al Parco Urbano abbiamo organizzato un percorso di 600 metri dove si cimenteranno questi bambini dall'anno di nascita 2008 sino all'anno di nascita 2000, quindi parliamo di tutte le scuole elementari e medie, divisi esclusivamente per anno, quindi partiranno e per categoria ovviamente femminile e maschile, e si cimenteranno dai 200 metri sino ai 1000 metri più grandi. È una gara assolutamente non competitiva, quindi invito le famiglie ad accompagnare più bambini possibili, anche perché le mamme, che poi alla fine se vorranno potranno anche fare questa gara finale dedicata alle mamme, dove praticamente riceveranno alla fine della gara anche un bel premio, per cui io mi auguro che ci sia un grande consenso. E i bambini assolutamente non si devono spaventare delle distanze perché le abbiamo fatte in modo che si divertano piuttosto che soffrano. Certo. Nel pacchetto gara che riceveranno ci saranno tantissimi premi, tra i quali una maglietta che mi fa piacere farvi vedere. Facciamola in vedere, che molto è questa bella, qui, fra l'altro. Per i bambini, che porta il logo della manifestazione ed è in cotone, quindi è un bel premio che ci sembra giusto riconoscere per lo sforzo in campo. E daremo anche ovviamente dei premi al primo, secondo e terzo classificato. Nel pacchetto gara in particolare ricordo che ci sarà il buono per il pasta party della sera, dove il bambino avrà diritto, diciamo, a mangiare gratuitamente. Ovviamente, viste le condizioni economiche, non potevamo offrirlo anche ai genitori, per cui i genitori pagheranno un obolo, non mi sembra neanche il caso di dire un pasto, perché con 12 euro avranno un primo e un secondo che sarà carne alla griglia, bresaolo, il primo lasagna al pesto e pasta fredda, e che direi che con 12 euro si commenta da solo. E tra parentesi, visto che questo pasta party, mi sembra giusto riconoscerlo, verrà in parte offerto da Acqua e Farina, che insomma è un carissimo amico e che ha provveduto a fare questa cosa qui, lui mi ha chiesto cortesemente che 2 euro fossero devoluti di questo pasta party a un'associazione Onlus. Noi abbiamo pensato all'associazione Onlus Sorridi con Pietro, e quindi la coincidenza ha voluto che la stessa sera ci fosse la commemorazione di Pietro, una festa che tutti gli anni fanno, per cui diciamo che è stata quasi, non dico un miracolo, ma una piccola cosa che è entrata in sintonia, in sinergia. E avremo anche... Sono quelle belle cose che succedono, esatto, quando si fanno delle belle cose, appunto, esatto, quando ci si mette buona volontà e disinteresse nel fare delle attività. Esatto. Per finire, dal punto di vista commerciale, abbiamo pensato a creare un evento che portasse ovviamente gente, non limitatamente al discorso sportivo, ma anche da un punto di vista commerciale, per rilanciare anche la città in cui viviamo, anche perché comunque il Comune di Imperia ci sta dando una mano, sebbene con la crisi che c'è non sia una grandissima mano, però ci sta dando una bella mano e quindi ci è sembrato giusto fare qualcosa anche per il commercio, per cui saranno allestiti 76 stand delle dimensioni di 3 metri per 3 metri l'uno, dove si è voluto un po' rappresentare l'economia, no, della città dal settore edile, che tra l'altro è fortemente in crisi. Certo. E quindi si spera anche con questa manifestazione di far vedere che invece la città continua a produrre e quindi deve andare avanti. E un corner, quindi abbiamo creato questo corner dell'edilizia dove saranno presenti 32 stand, un corner del commercio rappresentati da vari commercianti anche locali
Ne cito uno fra tutti, l'Ottico Basso sarà presente, quindi non parliamo, diciamo, del classico mercato di fiera, che è non per sminuire il mercato di fiera, ma no, però è un piccolo Expo imperiese, un Expo della realtà imperiese. Ci sarà ad esempio la Fiat, ci sarà la Piaggio che esporranno, per cui diciamo che ho voluto creare, come dicevi tu giustamente, un piccolo Expo per far capire che la città non è morta e da qui bisogna ripartire per far rinascere il commercio, il turismo. Come diceva prima il Presidente, giustamente, cioè, le nostre manifestazioni servono tra l'altro a raccogliere entusiasmo e a cercare di riempire anche gli alberghi, se vogliamo, i ristoranti, per cui... Il che non guasta affatto. Io direi che ho finito e penso di aver ben... Quindi andando con ordine, allora, 7 giugno, aspettando il Faudo, si comincia alle 14, si va avanti fino a sera, finché ne avete voglia, sì. Il suggerimento... è quello di essere al Parco Urbano. Poi domenica, dobbiamo dire, domenica è la cosa più importante, perché c'è la corsa al Faudo, si parte, alle 9 si parte e mezza, alle ore 9 dal comune. Alle 9 partenza dal comune. Perfetto, non abbiamo voluto lasciare orfani, diciamo, al Parco Urbano, gli stand e tutta l'organizzazione che c'è dietro, per cui, ecco, dimenticavo, il sabato ci sarà anche l'esibizione di 3 palestre che si esibiranno durante la maratona. Sì, quindi eventi, intrattenimento, vale la pena, concerto dal vivo fino a mezzanotte. Sì, vale la pena andarci comunque per curiosità, solo per curiosità bisogna venire. E poi magari anche per appassionarsi dopo alle corse, all'atletica. Invece la domenica, con grande volontà e mano del Rugby Imperia Rugby, il presidente, che ringrazio, Luigi Arduino, ci ha messo a disposizione intanto tantissimi volontari per darci una mano, quindi tanti dei 100 volontari che avremo sono della società di rugby. E loro faranno una manifestazione sempre dedicata ai ragazzini, quindi avviciniamoci al rugby, la domenica al Parco Urbano. E ci saranno anche la palestra creativa di Nalbone, che farà anche lui 3 spettacoli la mattina e 3 spettacoli al pomeriggio, e dopodiché, collateralmente, che la manifestazione per noi è importantissima, partirà, come dicevo, il Faudo alle ore 9. Contestualmente alla partenza partirà anche la 10 chilometri, dove vedrà, diciamo, mi auguro, iscritti tanti corridori che non se la sentono di arrivare in vetta, ma è un buon inizio magari per il prossimo anno invogliarli a finire tutta la gara. E quindi la partenza della 10 km avverrà davanti al comune alle ore 9, contestualmente all'altra partenza, e arriverà a Dolcedo. Non sappiamo esattamente ancora dove, perché sono circa 10 km, però o arriva al comune o, se riusciamo a avere l'agibilità del campo sportivo, perché ci sono stati dei problemi ultimamente, arriverà al campo sportivo di calcio di Dolcedo. E invece la manifestazione del Faudo procederà fino in vetta, sperando di annoverare, sappiamo già che ci sono almeno una ventina di atleti buoni, stranieri, che si sono iscritti. Si sono proposti e speriamo che ci sia una bella bagarre e che non si veda uno fuggire e arrivare dall'inizio all'arrivo in testa. Ma come ci mostrano ad esempio le immagini di repertorio che la regia sta mettendo nei monitor di studio, questo è appunto il classico atleta in fuga. Esattamente. Qui è l'arrivo di Santa Brigida, cioè l'arrivo, il passaggio di Santa Brigida, dove c'è anche un punto di come dire, di ristoro, un po' di refrigerio, giusto almeno una bottiglia d'acqua e qualcosa per proseguire fino alla cima, perché tra l'altro l'ultimo pezzo penso che sia quello più pesante per tutti. Luciano, qui forse ci puoi aiutare. Effettivamente dopo il classico bosco, il bosco dei frati, la salita dei frati, c'è circa 1,5 km di falso piano, che preclude l'ultima rampa del pilone, il famoso pilone, che porta in vetta. Qui le pendenze non sono registrate come quelle che sentiamo a Reggio Italia, ma sicuramente sono del 18-25% nell'ultimo pilone. Ed è pochi atleti, dobbiamo dire, pochi atleti lo fanno continuando nella corsa, senza scendere da quella che è la fase tecnica di corsa a quella di marcia. Certo. Solo i campionissimi, o perlomeno i campioni di maratona, riescono a fare questo, a correre l'ultimo chilometro ancora di corsa. Vi chiedo un attimo di pazienza, una breve pausa per noi, poi torniamo ancora per parlare del Faudo, della corsa al Faudo e anche dell'attività della Maurina, fra poco.
stracciosi. Ed eccoci di nuovo in studio con i nostri ospiti per parlare appunto della maratona, della corsa al Monte Faudo, che sarà l'8 giugno da Imperia, partenza alle 9 dal comune, ma abbiamo visto che anche sabato 7 giugno c'è un appuntamento importante, aspettando il Faudo, rivolto soprattutto ai bambini, ma non solo a loro, ci sarà un mini expo di attività al parco urbano, quindi dimostrazioni sportive, corse per mamme e bambini con premi interessantissimi, musica, giochi, la possibilità di dimostrazioni sportive, la possibilità anche di mangiare, di quindi passare tutta la serata al parco urbano divertendosi. Al mattino, chi non andrà al Faudo la domenica mattina potrà restare al parco urbano e avere questo collegamento comunque ideale con la corsa al Faudo e continuare a godere di intrattenimenti e visitare i tanti stand che espongono, tra l'altro, aziende del territorio, aziende imperiesi, quindi molto importante anche questo aspetto commerciale, che non è di mera vendita, di mercato, di fiera, ma commerciale dal punto di vista forse più nobile del termine. E allora adesso arriviamo a Alessandro Veglio, che è il vicepresidente della Maurina Olio Carli, perché appunto c'è stata un'attività importante e faticosa, dobbiamo dirlo. Non avete corso a piedi fino al Faudo, ma la fatica l'avete fatta lo stesso. Sì, la fatica c'è stata, specialmente nel trovare gli sponsor, anche perché il periodo di crisi c'è, quindi indubbiamente la gente, sai, rimane un pochettino lì, ma funziona così. Purtroppo riuscirà la manifestazione, non riuscirà la manifestazione, eccetera. Comunque io sono già 2 o 3 anni che lavoro su questo, diciamo, su questi sponsor, no? Eccetera eccetera. Oltretutto quest'anno sarà una manifestazione in 2 giorni, quindi sarà molto bella, secondo me. Sicuramente poi attacchi, di ampio respiro, quindi diciamo parteciperanno un po' tutti, partecipa la città, partecipa allo sportivo, partecipano tutti, per i bambini, quindi diciamo che gli sponsor hanno anche un po' creduto a questa manifestazione, ma poi anche tutte le altre manifestazioni che facciamo, no? Tipo Trofeo Maurina, eccetera eccetera. E io ringrazierei principalmente gli sponsor, perché grazie a loro riusciamo a fare una manifestazione a questi livelli. Ringrazio anche Giuseppe Franciosi, perché metterà a posto, perché prima strada. Abbiamo parlato del casone dei partigiani, esatto. Dobbiamo ricordare che esatto, Giuseppe, anche perché lui sta lavorando lì, sta mettendo a posto la strada per poter arrivare fino in vetta, anche se poi vabbè, l'ultimo pezzo lo fanno le 4x4. Lui è l'anima dell'associazione Partigiani Valperino, esatto. Che è un gruppo anche ecologico, un gruppo, esatto, che pensa, esatto, all'ambiente, insomma. Però gli sponsor hanno fatto la parte più importante, l'hanno fatta gli sponsor, perché chi poco, chi di più, io direi che ne abbiamo anche parecchi, non è che ne abbiamo pochi, ne abbiamo bar, ristoranti, certo, pizzerie, adesso non sto a fare i nomi. No, anche perché poi si dimentica magari qualcuno, non sarebbe giusto. Però anche addirittura sponsor da fuori, che perché diciamo mi vogliono bene, ha capito il discorso? Nel senso che, e mi ha dato anche parecchio, Però, e meno male, questo è importante. Diciamo, io credevo a questa corsa al Faudo, anche perché 3 anni fa sono arrivato alla Maurina, sembrava che addirittura non si facesse più, sembrava che, infatti il primo anno è stata fatta fino a Santa Brigida, eccetera, eccetera, invece poi il secondo anno siamo arrivati di nuovo in cima, e insomma, io poi il resto ha detto tutto il Presidente. Mi permetto di far notare, sì, non voglio distrarre il pubblico, ma le immagini splendide che la regia ci stava proponendo, guardate questi atleti, questo passaggio proprio nel verde, in uno sterrato, terreni difficili. Un po' scuccianello, però è veramente bello vedere queste immagini, ripaga anche dello sforzo. A volte anche i campioni. Questo è il segno che appunto, anche i campioni è il segno della fatica, cioè, esatto. Questo dimostra veramente la difficoltà, cioè non è naturalmente una gara, non siamo per tutti, più nel bosco cianello, così. Noi siamo già fuori. Siamo già fuori. No, all'inizio, alle ultime rampe. È un discorso da dire che molte volte questi atleti fortissimi, di colore, non conoscono la reale difficoltà del Faudo. Spingono molto all'inizio e poi si trovano in queste condizioni, che alla fine non hanno più la capacità di reagire alle ultime rampe. Invece, certo, chissà gestirsi, e poi riesce in qualche modo. Mi ricordo White, il campione mondiale di corsa in montagna neozelandese nel 2009, che era quinta a Santa Brigida, poi ha vinto senza problemi nell'ultimo pezzo, il pezzo appunto durissimo, ha superato tutti.
Certo, ecco, facciamo vedere ancora qualche immagine della regia, sì, se molto se propone, sono chiaramente di repertorio, ovvio, no, ma rendono l'idea, sono avvincenti, questo, anche questa natura, queste ecco, ombre, giochi d'ombra. Il Kenyotta che... Non qui si può, dire, si può dire che Paul Kego, che detiene il record di questa gara, forse non l'abbiamo accennato, un'ora, 29 e 30, mi pare, 21, e 21, non si è fermato. Lui ha tirato finisce. Pensate agli spettatori di Imperia TV, pensate a partire dal comune di Imperia, andateci in macchina quando, nella stagione bella della primavera o dell'autunno e anche soprattutto dell'estate, andateci in macchina, segnalate il tempo, fate scattare il cronometro di fronte al comune con di Imperia una jeep, e salite in cima strada, e poi guardate il tempo. Un'ora e 29 e 21 secondi. Ma prima a piedi. Che... sì, sì, è veramente... Quindi quando passano gli atleti, ricordate questo evento, queste prestazioni e applaudite. Sì, c'è da dire assolutamente, assolutamente. E soprattutto, ecco, seguitela questa manifestazione, ma senza dare fastidio agli atleti, senza mettersi in mezzo al percorso. Soprattutto anche tanti che seguono con le biciclette, ecco, bisogna fare queste sono cose, Presidente, diciamole, sì, perché è sì, bello sì, che sì, ci sia il pubblico, ma scegliete dei posti, andate prima del passaggio, ecco, allora, e non ostacoliamo questi atleti, perché oltre a fare una gran fatica rischiamo non solo di rovinare la loro prestazione, ma rischiamo magari di fare degli incidenti. Ecco, allora io approfitto dell'input che Pomati mi ha dato per fare alcune raccomandazioni e alcuni ringraziamenti. Mi permetto di dirlo, mi scusi Presidente, perché anche noi che diciamo, siamo addetti ai lavori non a correre, ma con la moto, quindi sì, molto sì, più facile, però tutte le volte abbiamo sempre la preoccupazione grossa, non degli atleti che... Sì, sì, di coloro che sono in mezzo. Di trovarci a dover magari affiancare l'atleta e trovarci un ciclista sì, che comunque... magari arriva... O qualcuno che dal pubblico si mette a correre. Allora, esatto, è un problema questo. Esatto, a questo proposito, la circolazione dei mezzi non dell'organizzazione è bloccata da ore 9 a Santa Brigida. E i mezzi che non sono fuori strada non possono salire a Santa Brigida, proprio c'è un'ordinanza del comune di Lucedo, e per cui da questo punto di vista ci sono appunto il corpo forestale e le guardie provinciali che a certo punto bloccheranno il traffico. Ma attenzione anche nella parte cittadina però. Sì, anche allora, a questo punto vorrei un attimo ringraziare tutti i componenti del comitato, a parte il comune di Imperia che gestisce, con l'assessorato allo sport che lo gestisce, perciò ringrazio anche l'assessore Serafini e tutti i dipendenti dell'ufficio, ma poi importantissimo anche l'intervento della provincia con le guardie provinciali, è importantissimo la forestale, è importantissimo la Croce Rossa con un servizio medico che direi importantissimo. E poi tutti coloro che ci danno una mano, per esempio la protezione civile, quest'anno abbiamo anche una seconda protezione civile, sì, quella del Monte Calvario, ecco, che ci daranno una mano ulteriore nel sostegno alla manifestazione. Vorrei ricordare che anche il CAI d'Imperia si affianca alla nostra manifestazione con una iniziativa che partirà alle 7.45 da Santa Brigida e a piedi passeranno attraverso il sentiero, non sulla strada principale, arriveranno in cima cercando di raccogliere, arrivare prima degli atleti, che di solito si presume che arriveranno alle 10.30, 10.40 i primi atleti. Perciò chi è interessato a fare una bellissima escursione montana, 500 metri di dislivello, può trovarsi alle 7.45 a Santa Brigida, lasciando la macchina ovviamente a Santa Brigida, e poi a piedi, con le guide del CAI, possono salire sino in cima. E poi io ringrazio anche i gruppi alpini di Imperia che ci aiuteranno allo scodellamento, e soprattutto Beppe Franciosi, perché è veramente una persona eccezionale che ci ha aiutato e ci aiuta. Stamattina mi ha chiamato alle 11, sono sulla strada che sto aggiustando perché l'ultimo pezzo veramente in condizioni dopo tutte le piogge di quest'inverno. Ecco, io certo vorrei chiudere però ricordando che questa nostra manifestazione è stata fatta perché per gente come Luciano, e purtroppo per gente che ormai non ci sono più, che insomma in qualche modo dobbiamo anche ricordarvi, perché Sergio Castelli, Ennio Nego, purtroppo quest'anno anche Mimen Pappone ci hanno lasciato, e anche per questo che noi continuiamo a fare questa manifestazione, perché loro ci credevano veramente,
erano veramente innamorati di questa corsa, per cui proprio anche in questo, noi molto non ci saremo più, ma coloro che sono, fanno parte della Marina devono continuare proprio perché proprio nello spirito della nostra società, di portare avanti. Poi ci potrebbe essere un'altra trasmissione. Come si dice, l'atletica a raccogliere il testimone. Esatto. Poi ci potrebbe essere un'altra trasmissione solo per parlare della storia della Marina, perché ho tantissime cose da dire. Ma a questo proposito approfitto anche di un altro fatto, che quest'anno il Comitato San Giovanni ha attivato un'iniziativa interessantissima. Ha praticamente costruito una città dello sport all'interno della festa di San Giovanni. E noi saremo dal 20 al 24 con un gazebo offerto dall'amministrazione che appunto è, in qualche modo illustreremo la storia della nostra società, per cui chi è interessato, tante persone che frequentano San Giovanni troveranno tantissimi spunti. Grazie, grazie a voi. Voglio velocissimamente una cosa che è importantissima, che abbiamo un servizio navetta che partirà alle 11:30 da Dolcedo verso Imperia e viceversa fino a fine manifestazione. Quindi questo la domenica fino alle ore 17:30, è un altro servizio navetta da Santa Brigida a Dolcedo, andate e ritorno, sempre dalle 11:30 fino alle 17:30. Quindi ci sono veramente tutte le possibilità di seguire senza disturbare, divertendo. A nostro completo carico abbiamo anche un servizio navetta che porta con dei pulmini 9 posti da Santa Brigida fino al Casone. Per cui direi dopo che sono passati gli atleti. Sì, beh, certo. Quindi veramente ci sono tutte le possibilità per divertirsi, per seguire una manifestazione importante, ma anche molto, molto avvincente. La corsa al Monte Faudo l'8 giugno, il 7 aspettando il Faudo al Parco Urbano. Grazie a Maurino Iocardi, al presidente Giovanni Quaglia, a Luciano Acquarone, Manfredo Macaluso, e ancora Alessandro Veglio, vicepresidente. Grazie a tutti voi, grazie al pubblico, arrivederci, buona serata, vi aspettiamo al Faudo. Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore.